Un treno cittadino che possa alleviare la problematica viabilità a Nocera Inferiore, una sorta di metropolitana leggera cittadina che sfrutti la linea ferrata esistente che già attraversa il circuito urbano e le stazioni presenti lungo il percorso. L'idea è del consigliere comunale di opposizione Tonio Lanzetta, che ipotizza un trasporto pubblico a basso impatto sfruttando l'esistente. Un trenino che possa servire il tribunale, l'ospedale, il cimitero, per fare solo un esempio. Un'ipotesi da discutere con addetti ai lavori. Che la città di Nocera è servita da piccole stazioni ferroviarie, che sono anche in prossimità di centri di interesse tipo il tribunale, l'ospedale, la stazione centrale, naturalmente, che porta nel cuore della Quindi città. immagino una sorta di metropolitana cittadina, Potrebbe essere una sfruttando la soluzione rete. la rete esistente, cioè incentivando il parcheggio, naturalmente, fuori al centro cittadino e incentivando un trasporto che tra l'altro è anche sostenibile dal punto di vista ambientale, molto più del trasporto urbano con autobus e quant'altro, che a meno che non siano elettrici, che comunque inquinano. Immaginare, insomma, di creare un collegamento tra queste stazioni, ripeto, esistenti. Quindi potrebbe È essere un'idea un questa. motivo di, insomma, una soluzione, io dico un'idea di soluzione. Quest'idea sotto l'albero, allora. Quest'idea sotto Mettiamo l'albero. quest'idea sotto l'albero.